this wine and drink with me. Let's delay our misery. Sing tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Sing tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow. Finalissima della Vomero Cup Ligado Principe Viking Sport Napoli 2013-2014. Procediamo con la lettura delle formazioni. Per gli Hammers si lancia sul pallone come fosse una preda. Street Shark, Lorenzo Laricata. Duro come un muro, con lui non si passa. The Wall, Vincenzo Nasti. Velocità e colpi di magia fanno di lui un gran giocatore. Il mago di Oz, Mattia Puzzo. Su quella fascia non si ferma mai, velocissimo, il vento dell'est, Mattia Cecere. Ruba palla e fa salire la squadra, è fondamentale, l'arsenico Lupin, Giacomo Enrico. La sua scaltrezza e rapidità sono al servizio della squadra, la Pulce, Elio Simeoni. Pronto a dare sempre il suo supporto, SOS, Alfonso Vecchione. Anche lui sempre pronto ad entrare e pronto ad aiutare, il Jolly, Mattia Lamberti. E il best player della squadra, una forza fisica incredibile, tantissimi gol, è il tanque Raffaele Bozza. Proseguiamo con la squadra avversaria, l'SSC Progne. Ai pali una sicurezza, ogni sua parata una certezza. Il corsaro nero, Andrea Baldassarre, gestisce la squadra alla grande, detta lui tempi dalla difesa, il sindaco Alessio Baldassarre. Velocità e tecnica sopraffina fanno di lui un elemento fondamentale. Corre sempre, Bacher Mais, Mattia Murolo. In caso di pericolo aggiusta lui le cose, la provvidenza, Daniele Borra. Velocità esplosiva da ritiro della patente, Mid for Speed, Stefano Parente. È il capitano della squadra, segna sempre lui, e il pipita, Nicola Del Greco. Ecco le formazioni che si sfideranno in questa finalissima della Vomero Cup Liga del Principe by King Sport Napoli. In bocca al lupo ai nostri giocatori, in bocca a tutti e lunga vita a King Sport. Never danced like this before. We don't talk about it.
golden paradise. Shouldn't talk about it, I want you. We can bring it on the floor, never dance by. Siamo con Stefano Parente alla fine del primo tempo di questa finale. 2-0 per voi, però state soffrendo, l'hai sbloccata tu, hai fatto una doppietta, secondo soprattutto molto bello, un tiro incredibile di prima nell'angolino. Affronti forse il miglior portiere del torneo. Sì, l'hai già bucato due volte. Sì, no, stiamo soffrendo, siamo partiti veramente bene, siamo riusciti subito, diciamo, a ingranare la marcia, solamente che stiamo soffrendo un po' di più perché comunque siamo un po' stanchi. Cerchiamo di mantenere il risultato magari incrementandolo nel secondo tempo. Andrea, il vostro portiere, sì, è veramente bersagliato da sì, lì, sì. Si sta salvando sta cercando comunque di parare il possibile. Dobbiamo comunque cercare di difendere meglio, aiutandoci di più, perché comunque Daniele sta giocando molto bene. Un po' solo in avanti, quindi cercare di indietreggiare un po' e aiutarci. In bocca al lupo per il secondo tempo. Siamo con Matteo D'Apuzzo alla fine del primo tempo. Un primo tempo che vi vede sotto di due gol, due bei tiri del loro esterno sinistro, forse imprendibile entrambi, uno devi altro. Però tutto sommato state giocando bene, dopo i primi 5-6 minuti di panico siete usciti fuori, però non riuscite a fare gol. Cosa vi serve per provare a recuperare questo risultato? No, dobbiamo giocare di più la palla raso terra, poi soprattutto più a porta perché possiamo segnare. Però diciamo la seconda parte del primo tempo vi dà fiducia per recuperare il risultato. Speriamo. Bocca al lupo. Hey!
Thank you.